E torniamo sull'assurda vicenda dell'infermiere che ha ricevuto un provvedimento disciplinare per essersi abbassato la mascherina per respirare o bere un sorso d'acqua, dopo che il primario dell'ospedale di Lecco ha avvisato il 112. Questa mattina mi ha scritto Maria. Buongiorno Mimar, seguo con interesse il tuo canale e per prima cosa volevo ringraziarti per tutto ciò che fai. In merito al video che hai pubblicato sull'infermiere di Lecco che ha subito un provvedimento disciplinare, volevo darti qualche ulteriore informazione sul suo conto. L'infermiere si chiama Raffaele Varvara e già in passato aveva subito un provvedimento disciplinare per aver permesso a una figlia di far visita alla madre in fin di vita durante la terribile malattia. È un attivista che si batte da tempo contro tutte le restrizioni negli ospedali e nelle RSA. Ha organizzato e continua a organizzare presidi contro questi soprusi. Ogni giovedì c'è un presidio fisso a Monza, presso la clinica privata Zucchi contro i tamponi. Ha un canale Telegram personale, Raffaele Varvara, ed è presidente del comitato di Sana e Robusta Costituzione, nome dell'omonimo canale Telegram. Si è rifiutato di farsi inoculare con il sacro siero. Il provvedimento disciplinare che ha subito non è solo perché non indossava la mascherina, ma perché ha permesso a un marito e figlio di far visita alla moglie, madre, fuori dagli orari di visita. Tutto ciò è inaccettabile dopo 3 anni. Ti chiedo, se possibile, di fare un ulteriore video per dare risalto e visibilità a lui e alle sue iniziative. Tutte queste informazioni le potrai verificare personalmente. Ti ringrazio per l'attenzione e ti saluto cordialmente. Firmato Maria. Sono andato quindi sul suo canale Telegram, vedete? Raffaele Varvara, e lui stesso ha pubblicato il provvedimento disciplinare, contestazione di addebito disciplinare. Sottolineato, non indossava la prescritta mascherina FFP2 e poi ha fatto entrare al di fuori degli orari consentiti più persone alla volta anche in assenza dei previsti DPI. Procedimento disciplinare per aver consentito a un parente di accedere al letto della propria cara. La paziente, non autosufficiente e invalida, aveva bisogno di essere imboccata per pranzo, mentre l'orario consentito dall'ospedale di Lecco è solo dalle 18 alle 18:30. Potevo dire di no a una richiesta umana come quella di un marito e di un figlio che volevano prodigarsi per l'assistenza della loro moglie barra madre? Dopo un licenziamento illegittimo e una sospensione per aver concesso a una figlia di dare l'ultimo saluto a sua mamma in fin di vita, il sistema affina nuovamente i suoi manganelli per punire ogni atto di umanità che contrasta il loro processo di disumanizzazione. Così, dopo soli 3 mesi dalla mia riassunzione, siamo punto e a capo, da dove avevo lasciato 2 anni fa. E questo è quanto. Raffaele lotta per noi da 3 anni. Quindi a questo punto era doveroso fare un video in onore di Raffaele che combatte sul campo. E guardate, ha anche realizzato il modulo del dissenso informato per formalizzare il diniego all'esecuzione del tampone per chi ha bisogno delle cure ospedaliere. E nel suo canale trovate il modulo da compilare se non volete fare il tampone. L'ha detto anche Mr. Bassetti. Come vedete, ha pubblicato anche l'articolo di Nurse Times. Ovviamente l'infermiere di Lecco a cui si fa riferimento sono io. Ma la redazione di Nurse Times non mi cita, perché Nurse Times, presso cui io scrivevo, è la stessa redazione di colleghi che oggi si diverte a montare titoli a chiappa clic sul mio caso, mentre ieri, quando avevo deciso di non vaccinarmi, oh là là, dopo il mio esordio in piazza Milano il 9 gennaio 2021, mi aveva epurato così. Nurse Times prende le distanze dalle dichiarazioni pubbliche del dottor Varvara. Complimenti a tutte le persone che dicono no, rischiando il posto di lavoro, come nel caso di Raffaele. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.